Il Comune di Belluno investe sulla videosorveglianza. Ha approvato il progetto di potenziamento del sistema di telecamere presente nel capoluogo. Tra le idee in campo la realizzazione di un nuovo punto di controllo con telecamera leggitarga a Safforze, l'impiego di tablet per consentire agli agenti della polizia locale di gestire in tempo reale la lettura targhe, fino al potenziamento della rete e della sala controllo. Un investimento da quasi 38.000 euro, per questo il Comune intende accedere al contributo regionale destinato a progetti di investimento in materia di sicurezza urbana e polizia locale. Quest'anno verrà attivato un nuovo varco, cioè un nuovo luogo dove verrà installata una telecamera intelligente che quindi consentirà di leggere le targhe dei veicoli che passano e quindi non solo di effettuare le attività di indagine in caso di crimini, ma permettono anche di prevenire determinati crimini, perché allertano, avvisano immediatamente le forze dell'ordine del transito di un veicolo sospetto. Daremo alla polizia locale dei tablet che consentiranno di interagire con questo sistema in tempo reale, in modo tale che non si debba passare attraverso la centrale operativa, ma si possa in tempo reale, mentre si è sul territorio, effettuare i controlli. Miglioreremo il sistema di videosorveglianza, quello che controlla i nostri edifici, le nostre strade, e miglioreremo anche il collegamento con la centrale dei carabinieri, proprio per rendere più operativo ancora il nostro sistema. Iniziando nell'autunno 2020, i lavori dovrebbero concludersi all'inizio dell'estate 2021. Dei 38.000 euro, poco più di 11.000 saranno destinati al nuovo varco leggitarghe e altrettanti alla centrale operativa, mentre di 10.500 euro circa il costo della sostituzione delle tre telecamere di Piazzale Marconi, Piazza Piloni e del parcheggio del Palasport. Un sistema che ormai conta oltre 80 telecamere, fra quelle che controllano le strade e quelle che controllano gli edifici, che però è necessario continuare ad implementare, perché anche se siamo al primo posto a livello nazionale sulla sicurezza, la guardia non va mai abbassata e bisogna continuare ad investire in tecnologia e in sicurezza.